Diventa difficile appunto raccontare un castello perché alcuni arrivano e dicono ma ci sono solo rovine, poi quando glielo narri invece capisci che con le parole riesci di nuovo a renderlo vivo. I castelli sono proprio guardiani del territorio, ma lo sono stati nel momento in cui sono stati concepiti e anche oggi che sono delle rovine, però rovine vive. E da qui, giornate terze, riusciamo a intravedere la Ghirlandina, quindi siamo dalla Torre del Duomo di Modena, riusciamo a vedere Reggio Emilia, Parma e pensa qualche d'inverno soprattutto. Sono arrivati alcuni visitatori e a un certo punto hanno guardato l'orizzonte e hanno detto quelli sono i Colli Euganei. Matilde Canossa forse è davvero misconosciuta, più conosciuta forse in altri luoghi che in Italia, però quando la si scopre veramente anche i bambini insomma se ne innamorano. Poi scopriamo che è una donna letterata, che è in grado di parlare e di scrivere il latino, parla il francese, la madre arriva dalla Lorena, parla il tedesco perché parte della sua infanzia la passerà a corte imperiale in Germania. È una figura importante. Prova a immaginare, oggi usciamo dall'autostrada e se guardiamo verso le colline intravediamo questi monumenti. Ecco, prova a immaginare qualcuno che transitava e che in questa porzione dell'Italia e vedeva svettare questo. Questo è un segnale, un chiaro segnale di potere. E, beh, un bigliettino da visita, come per dire, ok, avvicinati però, insomma, abbi consapevolezza che insomma, troverai pane per i tuoi denti. Il ruolo del castello nasce effettivamente come ruolo di guardiano. Il caso di Montecchio racconta due storie parallele. Da un lato appunto l'esigenza difensiva, eravamo terra di confine, quindi la necessità di difendersi era molto forte, era il primo territorio che veniva attaccato dai nemici che erano proprio al di là del fiume. Ma nasce anche come prima origine per una necessità politica. All'interno del castello di Montecchio principalmente hanno vissuto soldati. La caratteristica militare è stata sempre la caratteristica principale. E guardie, soldati, comandanti, tutte figure legate comunque alla difesa piuttosto che alla guerra. Fin dal principio i vicedomini hanno allestito però un appartamento per vivere all'interno del loro castello, di fatto l'avevano costruito loro, una residenza adatta a nobili ma non eccessivamente sfarzosa. Io sono molto affezionata in realtà al castello, è un lavoro ma è anche un hobby, le due cose si sono mescolate. Ricordo tante visite guidate, tante visite che hanno dato soddisfazione, spero, ai visitatori, ma anche a me, coi bambini, con gli adulti, e quando li vedi ridere se fai una battuta, quando li vedi fare domande, tante domande, la visita non finisce più e tu hai l'altra che parte, le tue colleghe che ti odiano, però vorresti che non finisse mai perché li vedi che sono appassionati.